Questa sera è la volta di Stefano Vagnini, con questo libro che la Fondazione ha voluto stampare, ha voluto pubblicare. È una cosa molto interessante, direi anche piuttosto complessa. La cosa importante per noi del XXI secolo è staccarci da questa percezione della musica che, come intrattenimento e come stimolo, è diventata qualcosa di sempre più forte, di qualcosa che agita l'animo, che ci deve scuotere. E Vagnini invece ritorna indietro e all'inizio di questo viaggio che gli fa all'interno del conteggio e del riordino operato appunto attraverso la numerazione, quindi l'introduzione appunto del numero come ordine di tutte le cose, rivede nella musica e quindi la sua principale funzione. Mi hanno invitato a fare la prefazione di questa ponderosa opera, perché è un'opera veramente impegnativa e scientificamente valida, ma conosciamo il genio di Stefano Vagnini che anche lui vaga un po' in tutti i settori dello scibile e seguito sempre da Giorgia, sempre in parallelo. E quindi mi hanno dato il compito di spiegare, di sintetizzare un po' che cosa sono i neuroni specchio, perché nella pratica della musica si ritiene che questi neuroni abbiano una notevolissima importanza. L'arte e i sogni non sono mai troppo discosti dalla fantasticheria, dall'utopia, e sono sempre animati dalla fantasia e dall'immaginazione. Neuroni a specchio è un nome affascinante per una abbastanza recente scoperta della scienza neurologica italiana. Cosa rimane della musica se gli togliamo l'accezione intrattenimento? E la risposta è stata appunto questo libro. Altri stratagemmi, altre tecniche che appunto non servono più a un'ottimizzazione della performance, non servono più ad una preparazione tecnica finalizzata al concerto, ma ad una vera e propria autoterapia. Prendersi cura è un atto che lega l'essere umano all'altro essere umano, quindi prendersi cura fondamentalmente è avere relazione e comunicazione condivisa. Senza una relazione e una comunicazione condivisa non avviene un processo di cura. Quando sento la musica sento che il tempo che sta passando comunque mi diventa accettabile, mi diventa sopportabile. La musica non è un qualche cosa che si ascolta. In effetti sì, ma quella è la parte più superficiale, la parte più divertente. Ma se noi togliamo questa parte più divertente e oltre a queste note che diciamo, noi ci mettiamo anche il conteggio, cominciamo a contare, a metterle all'interno di una, come dire, di una griglia di numeri, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Ho deciso di scrivere questo libro perché volevo condividere con tutti quanti questa esperienza.